Sono fondi straordinari che ho voluto fortemente, ringrazio la giunta regionale perché le ASP abruzzesi stanno vivendo un momento molto particolare che conoscete benissimo, in particolare l'ASP di Teramo. Si tratta di una dote finanziaria importante di 7 milioni, di cui 3 milioni per l'ASP di Teramo. Voglio ricordare che già c'è stato un altro finanziamento di 3 milioni per le ASP abruzzesi, cui 1 milione per Teramo. Adesso dobbiamo avviare le procedure. Ieri in giunta abbiamo approvato l'avviso che sarà pubblicato e prevede appunto i criteri per l'erogazione di questi fondi. Stiamo facendo un ottimo lavoro in sinergia con i CDA delle ASP e con il commissario di Teramo, che sapete è stato commissariato Roberto Canzio. Finalmente abbiamo un piano industriale. Stiamo rivedendo con la collega Verì l'adeguamento delle tariffe, perché l'indebitamento che abbiamo trovato e stiamo cercando appunto di ripianarlo è dovuto al fatto che dal 2000 non sono state mai adeguate. Quindi questo ente mensilmente accumula debiti. Però vogliamo dare un segnale importante, la boccata d'ossigeno, sicuramente 3 milioni che hanno permesso anche di sbloccare gli stipendi della casa di riposo di Civitella, quindi siamo tutti più tranquilli. Adesso dobbiamo un attimino accelerare la burocrazia che spesso rallenta l'erogazione, perché si trattano di fondi FSC che hanno appunto una procedura particolare che va rendicontata prima della liquidazione delle somme.